Eccoci qua, ragazzi. Squirmy Wormy. Finalmente un piccolo tutorial dove andrò a farvi vedere qualche trucchetto, qualche malizia per poter utilizzare al meglio questo materiale fantastico, lo Squirmy. Allora, partiamo intanto da un piccolissimo trucco. Filato floss a sezione piatta. Questo aiuterà tantissimo a evitare di tagliare il nostro squirmino quando andiamo a dressarlo sull'amo. Ho messo un amo a banana del numero 8 da carfishing e una piccola pallina in tungsteno. Vi faccio vedere il classico montaggio del San Juan fatto con lo squirmi. Mi sono fatto una piccola base d'appoggio. Prendo il mio squirmi del colore che mi interessa. Un giro, vedete lui è libero. Cosa faccio? Vado a tendere lo squirmi e allo stesso tempo vado a tendere il filo di montaggio. Un passaggio, due passaggi. Un altro passaggio sopra per sicurezza e abbiamo montato il nostro squirmi. Vedete che non si muove più, è ben saldo e non lo abbiamo tagliato. Adesso vi faccio vedere come poter terminare la costruzione. Ci sono un sacco di metodi, questo è il più veloce. Vado sempre a tendere il mio squirmi che l'ho fermato, un giro davanti, due giri davanti e un altro a bloccarlo. Basta, fine, io non faccio nient'altro. Vado a fare un nodo o due. Ecco qua. Perfetto. Vi spiego, vedete, nella codina la parte finale è arrotondata. Invece la parte dove noi andiamo a tagliarlo dalla sua base, vi faccio vedere, di solito lo squirmi si presenta così, ha una base, una linguettina di gomma dove partono tutti gli squirmini. Quando noi andiamo a tagliarlo, naturalmente il taglio si presenterà netto, piatto. A me non piace tanto. Quindi cosa vado a fare? Colpo di accendino. Vado a fondere lievemente il materiale e vado a dare, vedete, una forma un po' più arrotondata, un po' più a gocce. È un vizio mio. Comunque con questo sistema qua e il filato floss vedrete che non taglierete più i vostri squirmi quando andate a montarli. Qua vi presento un'altra soluzione carina per poter utilizzare lo squirmi. Ho fermato sul morsetto un amo a banana del numero 8 da carfishing, una pallina in ottone, ma va benissimo anche in tungsteno, giri di filo di montaggio per andare a bloccare tutto e vedete che cosa ho infilato qua. Questo è esattamente il gommino che serve per costruire gli Scooby-Doo, i portachiavi in gomma. Ne esistono di vari colori, naturalmente io ho questo qua trasparente e vi faccio vedere questo sistema carino con questo. Taglio un pezzettino di circa 2-3 mm, dopo anche qua va in base all'amo che andiamo a utilizzare. Poi cosa ho fatto? Con un pezzettino di filo di rame doppiato mi sono preparato questa sorta di passafilo, chiamiamolo così. Ecco qua, vado a infilare il mio gommino in questa maniera qua. Prendo delle forbici e uno spillone di montaggio per andare a allargare l'asola e vado a scegliere il mio squirmi del colore preferito. Non faccio altro che infilarlo, vedete? E dobbiamo farlo passare attraverso il gommino. Mentre io tiro con il mio ago, stendo all'indietro il mio squirmino in questo modo. Questo mi aiuta a fare passare lo squirmi attraverso il nostro gommino, perché andandolo a tirare, vedete, lo squirmi si assottiglia e riesce a passare attraverso il gommino, vedete? Così si può andare a variare la lunghezza, la misura, vedete? Posso regolarlo. Una volta che lui è teso si muove e abbiamo costruito la nostra moschina. Vedete,
in un attimo potete crearvi tutte le vostre moschine squirmose che desiderate. Potete già prepararvi da casa tutto l'occorrente, già gli ami montati con le testine palline. Poi, oltre allo Scooby-Doo, potete usare anche questi gommini siliconici che sono alla fine tipo i fermagalleggianti per la pesca alla passata, che ce ne sono di varie misure, vari diametri, in base anche agli ami che volete utilizzare. Questo è un altro sistema veloce, se non avete a portata di mano i tubini per gli Scooby-Doo. Un altro dressing, un altro tipo, un'altra particolarità di montaggio del nostro squirmino. In questo caso si possono usare anche degli spezzoni, perché andremo a innescare il nostro squirmino direttamente sull'amo. Amo a banana del numero 6, occhietti a catenella da 4 mm fermati a circa 3-4 mm. Cosa vado a creare adesso? Col mio filo di montaggio, un filo di montaggio qualunque, vado a fermare, vedi, mi fermo, vedete, vado a fermarmi in prossimità della curvatura, molto arretrato, e vado a formarmi una sorta di pallina, una sorta di ingrossamento. Questo ingrossamento servirà, una volta innescato il nostro squirmino, servirà proprio per evitare che lo squirm stesso possa sfilarsi dal gambo dell'amo. Ho fatto una bella pallina voluminosa, mi fermo con qualche nodo di montaggio, taglio una veloce cauterizzata, poi vado a prendere della colla UV per andare a rendere più tondo, più bellino anche esteticamente questo rigonfiamento. Se avete naturalmente dei fili colorati potete utilizzarli. Vado con la mia torcetta UV a bloccare il tutto. Come dicevo, se avete dei fili colorati potete fare questa pallina colorata di rosso, di arancione, di giallo fluo magari, per dare un punto di colore, un punto di attrazione alla nostra mosca. Bene. Una volta che abbiamo catalizzato la nostra colla, cosa facciamo? Prendiamo il nostro squirmi, togliamo l'amo dal morsetto e andiamo a innescare il nostro fermetto squirmoso. Cerchiamo di infilarlo più possibilmente centrale, facciamolo salire di 3-4 mm, poi facciamo uscire la punta. Ecco, rimetto il mio amo sul morsetto e cosa faccio adesso? Con le dita vado a spingere, tac, guardate, e vado a fare passare il mio squirmi oltre. Questo sistema carino cosa va a fare? Fa impedire, come vi dicevo, che lo squirmi durante il lancio o l'azione di pesca possa scivolare indietro e sfilarsi. Altra cosa bella e utile è che in caso di cattura, mangiata, eccetera, si rovini, si spacchi lo squirmino, si può tranquillamente rinfilare, così non dobbiamo scartare la nostra mosca, ma possiamo continuare a pescarci. Ecco, una volta infilato il nostro squirmino nell'amo, possiamo andare a decidere che tipo di dressing, che tipo di mosca andare a fare. Quindi io adesso vado a fermare lievemente con del filo di montaggio appena appena il mio squirmi,
Dopo qua naturalmente potete sbizzarrirvi con le forme e le imitazioni che volete andare a fare. Io vado a mettere, questo voglio fare una cosa veramente semplice, vado a mettere un bel po' di dubbing. Questo è tipo colorazione peacock, vedete? Molto bella, in sintetico. Questo qua in acqua dà dei riflessi veramente veramente belli, molto attraente. A giri incrociati vado a ingrossare la mia testa. Utilizziamo tutto questo qua, ok. Vado a fare un po' di giri davanti alle nostre occhiette a catenella, nodi di chiusura. Eccoli qua. Taglio il filo, cauterizzatina veloce e con una spazzolina, un piccolo brush, andiamo a far uscire un po' di fibre. Questa è una versione molto molto semplice. Possiamo andare a creare un'altra imitazione, vedete, un po' più elaborata, con sempre un sottocorpo in dubbing, un bel collare di Eccol, una testa sempre di dubbing per dare comunque un po' di volume alla nostra moschina. Vi faccio vedere un altro tipo, vedete, con codina orange, sempre un collarino di Eccol e con un misto di dubbing di colorazioni diverse.